Ed eccoci, siamo su Canva. Utilizzeremo questo anche oggi per realizzare la nostra tazza, perché in questo modo anche le persone che non hanno i programmi specifici possono realizzare le grafiche per le loro tazze. Inoltre, qua ci sono tantissimi modelli e grafiche gratuite, quindi per il momento continuo a mostrarvi Canva come programma per realizzarle. Prima di tutto andiamo a cercare qua grafica per tazza, quello che vi consiglio di fare è proprio iniziare scrivendo quello che vi serve in modo da trovare il progetto corretto. Quello che ci serve è trovare una grafica lunga, come ad esempio questa qui, possibilmente gratis, quindi ci serve solamente la parte di base, giusto per le misure, ma andremo poi a personalizzarla noi. Quindi, una volta cliccato sul modellino, andiamo su Personalizza questo modello. Ed eccolo qua. Se vi piace, chiaramente questa è una grafica molto carina. Inoltre, dentro Canva, anche gratis, ci sono tantissime grafiche, quindi veramente qua abbiamo l'imbarazzo della scelta per personalizzare le nostre tazze. Nel mio caso, sapete che amo realizzarle per conto mio e quindi vado semplicemente su Caricamenti, poi Carica File e seleziono la mia grafica. Una volta caricata sul programma, basta cliccarci una volta sopra e si potrà inserire all'interno del progetto. Guardate che carina, questa qui è una grafica di Natale molto bella, con uno sfondo trasparente che andiamo semplicemente a posizionare sul nostro modellino. Quello che vi consiglio di fare però è di avere delle grafiche più colorate possibile. Infatti, adesso lo vedrete, ma quando si andrà a sublimare su una tazza di vetro trasparente, l'effetto è molto diverso rispetto ad esempio a una tazza bianca, perché i colori si vedono molto meno, è proprio come un acquerello. Quindi il mio consiglio è utilizzate colori forti, vivi e specialmente se è possibile con uno sfondo a tinta unita o comunque colorato. In questo caso vedete che lo sfondo è bianco. Si vedrebbero sicuramente queste decorazioni, però l'effetto non è proprio fortissimo. Quindi andiamo a creare un rettangolo utilizzando le forme, lo andiamo a posizionare su tutta la nostra pagina. Poi con il tasto destro del mouse andiamo sul livello e lo spostiamo in secondo piano e vedete che abbiamo creato il nostro sfondo. Quindi se potete scegliete immagini con uno sfondo perché più parti bianche ci sono, più verrà trasparente. Modifichiamo il nostro colore, facciamo un rosso un po' più vivo, così. Ed ecco qua che la nostra grafica è praticamente pronta. Non ci rimane che andare su Condividi e poi Scarica. In questo modo possiamo salvare sul nostro computer la grafica appena realizzata, per di più con le esatte misure che ci serviranno poi per la nostra sublimazione. Ok, una volta fatto questo ci spostiamo per la stampa. Ed eccoci, siamo su Print Utility, adesso andremo a stampare il nostro progetto, quindi andiamo su Aggiungi un file oppure prendiamo direttamente la grafica dalla nostra cartellina e la trasciniamo all'interno. Eccola qui. Come sempre andiamo su Adatta al formato carta, andiamo in basso e scegliamo il formato A4 e qui scegliamo orientamento della stampa ritratto e volendo possiamo fare più copie dello stesso progetto, quindi andare a moltiplicarlo nella pagina e occupare tutto lo spazio disponibile. Una volta fatto questo, andiamo a impostare tutti i parametri che ci servono per stampare sulla nostra tazza di vetro, quindi andiamo su vetro come prodotto, stamperemo su carta normale e nella gestione del colore mettiamo colori vibranti. È molto importante perché quando stampiamo su tazze di vetro, ve lo voglio ricordare assolutamente, dobbiamo utilizzare colori più scuri e più saturi possibile. In questo modo si vedranno meglio e non risulteranno troppo trasparenti. Quindi, una volta fatto questo, la nostra stampa è pronta, possiamo andare qua in basso e premere su Stampa. Ed
Ed eccoci con la nostra stampa pronta. Alla fine ho deciso di inserire altre due immagini diverse, così realizzerò altre tazze successivamente. Però noi ci concentriamo sulla nostra stampa per la tazza in vetro. Quindi con una taglierina andiamo a tagliare perfettamente la nostra sagoma. E una volta fatto, prepariamo la nostra tazza. È super importantissimo con le tazze di vetro, mi raccomando, andare a pulire perfettamente la superficie. Le potete lavare, potete usare assolutamente degli sgrassatori, sempre sciacquare in acqua perché non devono rimanere residui nemmeno di prodotto. Però quello che io vi consiglio sempre è l'alcol isopropilico perché va veramente a rimuovere qualsiasi residuo di polvere, di impronte e di qualsiasi sostanza che possa andare a interferire e in particolare in questo caso con le tazze di vetro, credetemi, non è facile ottenere subito un bellissimo risultato, quindi vi do tutte le mie indicazioni perché voi possiate avere tutti i trucchetti per il risultato migliore. Detto questo, quindi andiamo a pulire la nostra tazza e poi posizioneremo sopra la nostra grafica. Adesso sempre con il manico verso di noi, in modo da vedere tutto meglio, andiamo a posizionare la nostra grafica e fissiamo il tutto con il nastro termoresistente. Poi ovviamente proteggiamo tutto anche con la carta forno, a maggior ragione in questo progetto, visto che con tutto questo colore è facile che si possa sporcare la pressa, quindi proteggiamo tutto. Adesso ci spostiamo e andiamo ad accendere la nostra pressa. Io utilizzerò la MagPress di Cricut e vi do un consiglio. Adesso vi faccio vedere la procedura per alzare la temperatura. Infatti questa pressa ha tre livelli, uno basso, uno medio e uno alto. Normalmente quando l'accendete è sempre a livello medio, però volendo si può alzare e abbassare. In questo caso per le tazze di vetro occorre un pochino più di calore e quindi andiamo a impostare la nostra MagPress sulla temperatura più alta e poi andiamo a infornare la nostra tazza. Dunque, per impostare la temperatura più alta su MagPress, quello che dobbiamo fare è premere il pulsante di accensione per 10 secondi, finché non lampeggerà tutto. Eccolo qua. Ed ecco che il pulsante di accensione lampeggia e abbiamo l'indicatore al centro, quindi in questo caso la mia pressa è impostata alla temperatura media, ma andiamo a spostarlo quindi alla temperatura più alta. In questo modo riusciamo a realizzare le nostre tazze in vetro. Per far memorizzare tutto dalla macchina, premiamo per altri 3 secondi. Ed ecco qui. Adesso quando la accenderemo, lei andrà a scaldarsi per la temperatura più alta. Ed eccoci qua con la nostra tazza, possiamo rimuovere tutto quanto, anche se è ancora calda, non fa niente, andiamo subito a rimuovere tutto. Ve la faccio vedere, eccola qui, molto carina. Adesso vi sembra che non si veda nulla, ma aspettate un attimo. Eccoci, vado a riempire il tutto come se ci fosse del latte, quindi con una bevanda ed ecco il risultato. Come vi dicevo, è super chiaro, però questa è la caratteristica delle tazze di vetro ed è per questo che inizialmente vi dicevo che la grafica deve essere molto scura e satura, perché appunto le tazze di vetro tendono a assorbire poco colore, quindi in questo caso per farlo risaltare il più possibile dobbiamo scurire
al massimo la nostra grafica. In ogni caso è una tazza molto molto carina e ancora molto calda, però questo è il risultato. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete già provato queste tazze di vetro. Nel mio caso sono soddisfatta, ma devo dirvi non al 100%, quindi vi faccio vedere il risultato su queste tazze di vetro e sicuramente dovremo trovare il modo magari di sfruttarle ancora meglio. Nel frattempo mi tengo la mia bellissima tazza di Natale e la riempirò con tanto latte caldo e vi ringrazio per essere stati qua con me. Vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un grosso bacio. Ciao!